Ciao ragazzi! È arrivato il momento anche questa mattina di entrare nel mio centro commerciale preferito. Dove sono? Eccomi qua! A bordo del mio modello di mamma preferito. È con lei. Ehi, ma chi è questo qui a bordo di quest'altra bella mamma? C'è della concorrenza oggi. Intanto qui si sta troppo comodi. Mi viene da fare la nanna. Ehi, ma qui c'è un tipo che vola. E quest'altro qui che la nanna proprio non la vuole fare. E questi tre poi. Ma quanti siamo? No, non può essere un caso. Sta sicuramente per accadere qualcosa. Ma che succede? Non ci posso credere! Una mega poppata di gruppo! Sì, c'è qualcuno che mi spiega chi ha avuto questa fantastica idea? Dall'incontro, ovvero quello di allattare dal proprio seno, ma farlo proprio in un luogo pubblico, in un luogo aperto. E quale posto migliore di un centro commerciale? Da questa idea, appunto, è partita... L'entusiasmo per questa iniziativa nasce dalle mamme, nasce dalla volontà di tutti gli operatori, io sono una di quelle, nasce dalle famiglie che ci accompagnano. Sono in questo ambiente che ricorda un po' lo spazio dedicato ai bambini, perché noi li vediamo ancora prima di essere concepiti, vediamo le coppie che vogliono un figlio, vediamo le coppie che vengono per la prevenzione delle malattie e vediamo le coppie che decidono di avere un bambino, vediamo le coppie che poi decidono di allattare, finalmente parliamo di allattamento nella SAM. Abbiamo dedicato questo spazio perché crediamo nell'importanza dell'allattamento ai fini della salute e crediamo che le mamme debbano essere aiutate ad allattare, debbano essere aiutate non solo dai servizi, i servizi sociosanitari lo fanno per mission, le aziende private sono accoglienti, eccezionali se ci aiutano, ma devono essere aiutate dalla famiglia, dalle persone comuni, dalle nonne, dalle mamme, dalle suocere, che hanno tutti qualcosa da dire, ma non hai abbastanza latte, ma mangi troppo, ma mangi male, non funziona così. Devono essere aiutate come un tempo quando c'erano le mamme di latte, mamme di nessun bambino che allattavano tutti i bambini. Allattare un bambino vuol dire, in quanto durante l'allattamento sta attenta a non bere, a non fumare, ad avere uno stile di vita adeguato e soprattutto un'alimentazione adeguata. Il valore aggiunto dell'allattamento al seno sta nella sfera affettiva del futuro uomo o della futura donna, sta nel fatto che non diamo solo da mangiare, diamo amore, diamo identità sessuale, diamo calore, fiducia nella vita.